Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Breve video per annunciare le prossime live, i prossimi appuntamenti. Allora, questa sera alle ore 23 sul mio canale Back to Giappolandia ci sarà una nuova live dedicata ai 5 anime d'azione migliori secondo noi. Dico noi perché ovviamente non sarò solo, ci sarà Sei, ci sarà Alberto di Gurume Tosian Food, ci sarà Simone di Omotenashi Anime e anche Luca Valletta di Giappone nel Mondo. Ormai la crew di Sono in Viaggio e di Back to Giappolandia aumenta sempre di più, per cui nelle live ci saranno sempre persone nuove, persone e ospiti, e soprattutto ospiti nuovi ci saranno nelle prossime live di Sono in Viaggio, perché continuerò a fare live anche su queste su questo canale. Saranno però più incentrati sui viaggi e su come organizzare un viaggio e sulla conoscenza del Giappone, e non solo, perché comunque ho intenzione di portare ospiti non solo che riguardano il Giappone ma anche altri paesi. E nel canale Back to Giappolandia ci occupiamo della cultura pop, anime, manga giapponese, per cui segnatevi questa sera ore 23 su Back to Giappolandia. E poi domani alle ore 19 all'incirca sul canale Trump World, che ha una pagina Facebook con lo stesso nome in cui va la diretta, per cui troverete la diretta sia sulla pagina Facebook che sul canale Trump World di Massimiliano. Lui sarà sicuramente ospite in settimana o la prossima settimana anche sul mio canale Sono in Viaggio. Con lui parleremo di 88 templi, del cammino degli 88 templi che lui ha fatto. E domani nella sua live parleremo di Giappone, parleremo di cammini in Giappone e ci confronteremo anche sulla nostra esperienza di fare un cammino in Giappone. Ovviamente lui ha fatto un cammino che io sogno di fare, che probabilmente farò in futuro, che è quello degli 88 templi, per cui se siete interessati anche a questo aspetto, questo racconto di viaggio, fate un salto sul suo canale domani, sulla sua pagina Facebook, e poi comunque ci sarà una live in cui ovviamente dovrà rispondere a tutte le mie domande, tutte le mie curiosità e non solo, anche alle vostre. E domenica spero di riuscire a pubblicare un nuovo video. Avete visto che mi sono preso una breve pausa, anche perché, come ho già spiegato, la lavorazione del video della Nakasendo, e non solo dell'articolo della Nakasendo, che è composto in realtà da ben 5 articoli, è stato veramente un lavoro molto molto grosso e molto faticoso, anche dal punto di vista del trovare il materiale, di ricostruire il percorso. Ma questo l'ho già spiegato nella live che ho fatto dopo la premiere del video dedicato alla Nakasendo. I prossimi video dovrebbero essere quelli tra il 2018 e il 2019. Non vi annuncio ancora cosa è, perché saranno, non so ancora, devo dire la verità, cosa pubblicherò dei vari luoghi che ho visitato, però continueremo a vedere assieme i miei video del Giappone ancora per qualche settimana e forse qualche mese. Adesso vedremo quanto materiale ho, ma poi speriamo che prima o poi si tornerà a viaggiare, e comunque ci saranno le live, ci saranno altri video tipo di argomenti in cui tratterò comunque sempre il viaggio in Giappone, l'organizzazione e i luoghi, per cui insomma cercherò sempre di tenere vivo il canale, anche se purtroppo, visto quella la situazione, il materiale di viaggio sta terminando. Però insomma ho molte molte idee e anche, come dico, molte live da fare e ospiti da invitare, per cui bando alle ciance, in descrizione trovate tutte le informazioni, tutti i link per la live di stasera, per la live di domani. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Back to Giappolandia, perché così vi arriveranno anche le notifiche della live. Ci vediamo questa sera e intanto ciao.